Eccoli. Buon salve. Bentornati. Sesta puntata. Signor sì. Perché parlo così? Non ne ho idea. Non lo so, ma andiamo avanti. Vi ricordiamo solamente in questi intro che su Hacamet Plus escono un sacco di cose, tra cui reaction di serie TV e film. Su Mettestè stanno per tornare un sacco di video. E mi raccomando, lasciate un like e un commento qui sotto per spingere questo video. Dai. Bando alle ciance. Via. Il contadino cerca moglie. Felicità. E mangiare un panino con un bicchiere di vino. E saltare il cancello con in mano il pisello e la felicità. E staccare un po'. Le tue non si possono dire. Enrico, detto il non, comincia a chiarirsi le idee e dovrà eliminare una pretendente. Oh, deve già eliminare il non. Chiamo un tandino così? Pregherò per te. Quante volte eri stata alla spa? Una, non mi ci trovo proprio tanto a mio agio, piuttosto meglio su per una montagna. Invece che fare i bagni nell'acqua bollente nella spa, preferisce fare le mozzarelle. Ognuno ha le sue passioni. Oh. Sempre acqua, eh? Mozzarelle ce n'erano anche lì comunque. Micchia, mozzarellone. Io le ho viste. Ho pensato che tre ragazze forse erano un po' troppo. Tre ragazze per il non, non possono bastare. Vuole concentrarsi su due, ci sta. Vi metti di due questo io. Perché? Che vi devo parlare seriamente. Che tetro. Sendo che già l'amore è complicato di sé. Voto per me. Non credo sia la serata giusta per mettere quella maglietta. Gioia ha vinto tutto. I miei valori sono estremamente della famiglia, della mia azienda. Ho preso un po' da lontano. Fin troppo. Li rivedo in due persone. Ah, ok. E io ho deciso che questo percorso lo continuerei con due persone. Palesemente Nicole rispecchia quella che se ne va. I suoi valori. La vita non fa proprio per lei qua. Dai Nicole, stiamo parlando di te palese. Tra voi tre penso che è Nicole. Giusto, dai. Non ho capito perché ora stai dicendo questa cosa. Ma ti ha fatto un'ora di spiegazione prima. Ma come hai fatto a non capirlo? Non ho capito. Nella spa ti sei divertito molto e alla fine della spa avevi anche un'espressione molto diversa. Era palesemente imbarazzato. Ah, infatti, alla spa. Era imbarazzatissimo. E ha detto che non è il suo. È stato coerente con come si è comportato nella spa. Spero che avrai la tua prima relazione, perché parli come se ne avessi già avuta qualcuna. Però dai, quando riuscirai ad avere la prima relazione. Ma devi anche percularlo. Quando la volpe non arriva all'uva. Raga, ma c'è anche da dire che a lei lui non piace nemmeno. Ma che cazzo è andato a fare? La cosa fondamentale era, e io e Gioia forse a questo punto di vista siamo leggermente più simili. Leggermente, oddio. E comunque Legna, basta ridere. Non sto ridendo. Amore, no, basta ridere. Ma si incazza con tutti. È finito il tempo delle risate, per tutti. Mi piace come l'ha presa, l'ha presa bene. Con filosofia. Sì. Che ci godi comunque. No, non è vero. Sì. Non è vero, no? Sì. No. Sì. Ci speravo un pochino. Eh sì. No, ma non sta. Dire che vabbè, non è però vero. Non gli ridere in faccia. O se gli ridi in faccia, digli. Sto ridendo. Sto ridendo perché è un po' ci godo. Perché te ne vai. Evidentemente, Enrico ha tanto da crescere. Una reazione un attimo eccessiva. Ma ti ha detto che non hai dei valori. Brava. Tiene non lui. Rispecchi i suoi valori. Non hai gli stessi valori che lui. Boh. Ed è vero. Così l'hai ammesso anche tu. Che non vuoi spalare merda la mattina. Se tu sei il vissuto della mia vita, ti metti a piangere da e finisci domani. No, non parlavamo di questo. Non ha detto questo lui. Due mondi completamente diversi. La stalla non ti piace, le mosche non ti piace, le bestie non ti piace. Ti piace, piace, piace. Non è che posso comunque portare via le mucche per te. E la mucca non ti piace. La mucca mi è venuta bene. Ma io la m***a non la sparo più nella vita mia. Ma dov'è? Nel buio. Nelle mansarde. La mansarda non ti piace. Ma si vede che fa il contadino. Siamo proprio completamente opposti. Te l'ha detto lui e non va bene. Ma scusami. Lui te l'ha detto e non va bene. Ora glielo dici tu. Ti ho detto che non ti piace. E se ti metti con una ragazza che quando vai in stalla quello non gli piace, la non ci... quello non ti piace, vai in stalla, quello non ti piace. Cioè, torni a Bari e quello ti piace. No, è la chiusura perfetta. Si è permesso anche di fare questo discorso pesante a teatrino, è un momento inopportuno. Ma quale discorso pesante? Poi dico che è una stagione bellissima. A me piace. Dire che non ti piace questa stagione. Questa stagione piace. Scrivete nei commenti hashtag non ti piace. Dove la prima volta in vita mia è uscita una roba del genere, non so neanche come reagire. Craig è un grande, il Noel, dai, è un grande. Ma hai reagito benissimo. È stato bravissimo, onesto nel non portarla fino alla fine. Devo trovarmi la persona che deve stare a fianco a me. Dovrò pur decidere io, no? Fianco a me. Lo sapevi com'era il gioco di tutta la situazione, no? Sei un
attenzione, perché qua te ne te arriva giù una ciabatta. Ciao Nicole. Abbiamo dormito abbracciati, vicini vicino. Vicino, dal vicino. Per ora sembra presa bene dal luogo, dalle attività. Presa bene come vacanza. Un mese. E mi dai corda? Pigiando in? No, out. Ci vuole un genio, c'ha due tasti, out e in. Uno è dentro e l'altro è fuori. Nel senso. Sta procedendo? Oh! Oh! Se cade di sotto, volo nell'iperspazio cosmico interplanetario. Lei vola nell'iperspazio. E che ci devo fare con questa? La riporto su. Lui si è già rotto i coglioni. Lo taglia un po' di rametti. Te parli come se tutto fosse normale, ma per me non è normale. Taglia un po' a caso, su, dai. Dai, va bene, via. Io non ho mai capito una cosa, ma stanno cercando una collaboratrice o una ragazza? Sì, infatti. Lei ste codex non le sa fare. Sti cazzo. Ci ha provato. Magari alcune cose non c'è riuscita del tutto, ma si è messa. Magari a vedere questa cosa qua. Beh, lei non mi sembra che ci può stare. No, no, prova sempre a far tutto. Oh, 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 finalmente si ride un po'. La potatura degli ulivi. Oh, c'era già l'anno scorso questa, eh. Chi vuole imparare, ci sono un po' di attrezzi. E lui ride. Beh, vorrei sentire di nuovo come fa l'arpa, perché non mi ricordo. Classico suono dell'arpa, risaputo. Non volevo disturbarla, maestro. Siamo qua ad attendere ad una scelta di Stefano. Sì, però lui zero, è sbilanciato. Lui sta proprio aspettando che siano loro. Secondo me non gli piace manco. No, lui l'ha proprio detto, non mi sbilancio perché ho una figlia. Lo vedo molto chiuso a riccio. Occhio, perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Si potrebbero rompere i coglioni loro. Probabile. Visto che qui c'è lavoro per le ragazze, ci allontaniamo un attimo. Sì. Vai, Stefano. Cioè, loro tre stanno facendo tutto giusto. E l'arpista non gli ha ancora chiesto qualcosa. Ci sono stati diversi episodi di Stefano e Stefania. Stefano e Stefania. Fai qualcosa però tu allora. Minchia, ma lanciali l'arpa. È vero che hai una corazza abbastanza importante. E ride. Ma è più forte di lui. Volevo che un attimo ti sbilanciassi. No, questo no. Ah, non lo fa, raga, non lo fa. Vuole che siano loro a far tutto. Naturalmente cerco di capire sempre di più loro. Si dovrebbe iniziare a guardarle, perché non le vede. Come fa a vederle? Apri, non sa neanche come sono fatte. Vi state un po' approfittando della nostra forza lavoro, eh. E ride. Che si tratta di una persona importantissima. Dai, che si sblocca la situazione, magari. Sceglierà la figlia, vedrai. Comunque si sblocca. Permesso. Tratta come la boss. Oh, questa è casa mia. Fuori dai coglioni. Quale di voi firinguelle vuole stare con mio padre? E abbiamo capito perché non si sbilanciava. Tante sue relazioni sono finite appunto perché non andavano d'accordo con la figlia. No, lei è Satana. Con questa faccetta così. Ora capisco perché lui non oppure si sbilancia. Oppure magari ha trovato sempre donne che... Può essere colpa da entrambe, sì, le parti. Sì. La compagna giusta per mio padre deve essere una ragazza sicuramente simpatica. Una ragazza che lo faccia ridere. Non ha problemi a sorridere. Forse che lo faccia ridere un po' meno. Un po' meno. Patata. La pole dance, il cerchio aereo, il tessuto aereo. Poi nell'ultimo periodo sto studiando anche il burlesque. Aereo però. Quindi ci si spoglia. Mentre si cade da un aereo. No. Io sono un'infermiera, lavoro in pronto soccorso. Lei può servire. Ma lei sta facendo se più domande del padre praticamente. Sì. Questo è il vero detto. Per quello il padre non ha chiesto. Anche a me piace molto la musica. Ma guarda, qualcuno mi ha detto qualcosa. Dalla cucina si sente una risata arrivare. In realtà stava suonando l'arpa. C'è Cristiana che mi sta molto molto simpatica. Vai. Un po' scordato. Dovevo, ma fa niente. Però guarda. Secondo me la vede più vicino a suo padre. Mi ha anche detto che tu canti. Cantavo. Beh, non fa più un cazzo. Suonava, cantava. Adesso che ha fatto un botto di cose in 15 anni e poi si è rotta le palle. Proverei a fare una cosa. Vieni con me. Vai, spingi, credi. Lei non è mai andata da lui. Appena è arrivata la figlia. Subito. Adesso mi conquisto la figlia. Pregherò. Occhio che ti sceglie poi. Potrei essere una grandissima madrina io. L'ha fatta madrina a me. A me piacerebbe proprio l'idea di affrontare di nuovo la paternità. Ma vuole un altro figlio. Stiamo scoprendo più cose adesso in 5 puntate. Un po' quando lo mettevo. Mi ha anche guardato in modo. Sono io se vuoi. Cioè.
Mamma mia, la cosa meno sensuale del mondo. Ma come ti permetti? Ah no, aspettate, era questa la cosa meno sensuale del mondo. E dopo un inizio quasi idilliaco, non stanno vivendo per niente bene. Madonna, come sarei scannata sta aranciata. E la situazione era sempre un po', diciamo, un po' tesa. Madonna, lui me lo vedo comunque in un programma di D-Max. Già detto, forse. Già successa questa. Sì, la ricerca dei Bigfoot. Ah, lo vedesti in giro per le foreste a cercare criptidi. Tu gestisci questo finetto qua. Quello più semplice. E Ludovica gestisce quel finetto lì. Ho detto? Quello più semplice. Ognuno c'ha la parte sua e siamo tutti più tranquilli. Le vuole allontanare. Ti consiglierei di partire da dove ho iniziato io. Cazzata, manna, non ride oggi. È arrabbiatissima Alessandra. Che è successo, Ale? Vabbè, gira il cazzo pure a lei. Però sotto la pianta è rimasta viva, guarda. Vedi, guarda. Quello vedi benissimo. Guarda. Sto a guardarmelo, tiri fuori sto germoglio. Ma tirami fuori sto germoglio, cazzo. C'è anche una cosa che sembra morta. Sì, può dare vita nuova. Cos'è, una metafora per lei? Sì. Non mollare, amo, non mollare. Mi sta dicendo non mollare perché sarai tu la mia scelta. Sì, raga. Però posso reprimere il mio istinto verso Ludovica, quindi. Ho già scelto. E niente, l'attrazione fisica vince. Come procedo? Sì, vabbè, ma come? Ma dai, raga, ma allora? Ma con l'altra di là che sta guardando i pezzi morti per terra. Ma dopo che gli ha appena detto queste cose carine, poi, ma no, in realtà gli stava solo insegnando veramente a fare. Noi ci vediamo sempre. No, voi ci avete visto una speranza, io invece ci ho visto che praticamente gli stava dicendo addio. Piano, no? Oh, madonna. Limonano sempre quando hanno le forbici in mano, è incredibile. Sono nei campi. C'è un'intesa che è fuori dal comune. C'è un'intesa fuori dal comune. Al lavoro che hai fatto, perché meglio di così si muore. Quindi Lucrezia diventerà la sua ragazza. Ludovica diventerà la sua ragazza e lei verrà a lavorare, sì, per lui. E Lucrezia che cazzo è? Si vede che lei ha fatto proprio con dedizione. Davvero? Io non vedo l'ora di vedere quel momento in cui lui capirà che lei non è cosa. E che succederà? Che succederà quella cosa, no, che gli farà capire che non è cosa. Che caratterialmente non è cosa, da loro che insieme. Cosa? Che cosa però? Eccolo là, che vaga, in mezzo ai balotti. Dove è andato? Chissà cosa pensa. E niente. L'universo. Via. Boh. Abbiamo fatto un viaggio nel multiverso. Sì, sappiamo spaventosamente poco del multiverso. Ci comincia a credere molto poco. Che cosa? Scusa, non c'è capito un cazzo da mai. Ma sto facendo uno shooting, no. Ma che è venuto a fare qua? Adesso la palla di fieno gli cade addosso. Ma tu hai sta fobia delle balle di fieno che ti cadono addosso. Come fa a caderti addosso? Tempo che rotola ti sei già tolto. Ma ero innamorato, eh. Ecco, dici cosa ti è successo. Non è andata come doveva andare. Da lì mi sono detto basta. Sei uno che lotta comunque. Non cambio. Quindi andiamo tutti a casa? Ma che cazzo hanno preso quest'anno? Minchia, uno che non parla non mi espongo. L'altro che no, cioè ride. Minchia, è catatonico. E l'altro che si è inforchetta dopo un gioco. L'altro che manda via subito due. Poi c'è Noll. Noll è l'unico serio. Non ho mai visto Dario così in crisi. Io non ho mai visto Dario non in crisi. Sì, infatti. Si stanno già preparando per lasciare la fattoria. Cos'altro? Ah, perché lui deve scegliere qua? Ho aspettato nel provare a capirla, ma non l'ho percepita. Lei se ne va. Beh, va bene. Ma vero? Ha sempre dato la parte più vera di lui, perché Dario è una persona estremamente sincera. Anche lei se ne va. Ma raga, ma perché stanno facendo le valigie queste? C'è la scelta oggi sua, mi sa. Ma perché fanno bene, se ne va. Ma cosa deve scegliere poi tra l'altro? No, ma intanto lui non sceglierà. Chiedendo di preparare le ultime cose. Beh, tutto per te adesso. Parto anche avvantaggiato, parlo più di lui. Beh. Magari di riuscire ad arrivare un po' più a questa persona. Ma quindi niente, si va a casa. Sì, così, sì, raga, sì, 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 sì. Ma ce l'hanno detto. L'hanno detto non dicendo, infatti. No, ce l'ha detto lui, che intanto non si sblocca. Poteva anche evitare tutta sta roba. Ovvio, però ormai è arrivato a questo punto. No, si poteva proprio prenderne un altro. Ormai è arrivato a sto punto. Per me lui oggi potrebbe scegliere me, come potrebbe scegliere Anna, come potrebbe non scegliere nessuna. Quindi sceglie. E dove stanno andando allora? Facciamo la scelta, vanno in stazione per fare la scelta, no? Lui deve palesemente andare va in un campo posto. Una va in un posto, una va nell'altro e lui va in uno dei due posti scegliendo. Lui non sceglie, non va né da una parte né dall'altra. Ma potevano spiegarci un po' meglio, però adesso io non sono psicologicamente pronta. Il percorso di Dario. Ah, il percorso di Dario. Dura pochissimo. C'è niente da far vedere. Cosa ciao ragazze. Picciora. Ciao ragazze. È come se non fosse mai riuscito a liberarsi dalle sue paure in materia d'amore. Infatti è stato così. È stato così. Le cap. Sto male. C'ho paura che comunque, non dandomi sta possibilità,
un errore. Quindi scegli. Sì, scegli, raga. Madonna, raga, io sono veramente in confusione. Cioè, si butta, ci prova, dai. Ora va lo spacco. Allora, riccio. Non potrei promettergli dei sentimenti che non si sono creati. Ma infatti lei non c'è. Oggi mi sento di andare a casa. Giusto, Anna e Elena. Tanto Elena, no, comunque Elena. Non va lì. Poi dovrebbe andato a prenderle, tra l'altro. Sì. Qualcosa sicuramente si è smossa, però non è come avrei voluto, quindi lo aspetto, vedremo. Brava, ci sta, coerente. È andato a prenderlo. Ed eccolo lì. Ma magari sta roba lo sblocco. Dipende tutto dalla pazienza di lei e quanto lui voglia effettivamente aprirsi. Vogliamo crederci? Sì. Crediamoci. Credeteci, perché io... Pensavo tanto. Oh, raga, però parla, dai! Ci ho pensato occhio. Tanto e... Ha già detto di più di quello che poteva dire. Perché deve sempre finire in tragedia? Sì. Perché mi piace il cinema francese. Siamo parecchio anche. E mi piaceva dirtelo a tu per tu. Io devo proseguire, non ci riesco. Raga! Raga, mi stanno prendendo a schiaffi in faccia da tutta dai, la puntata! Non farlo! No! Allora, non si era capito che doveva scegliere. No. Alla fine si è capito che doveva fare la scelta. E alla fine abbiamo esultato perché abbiamo detto si sta sbloccando, andiamo, forza. E alla fine arriva là per dire che non sceglie. Ma porco due! Non me la sento. Devo proseguire. Devo proseguire col Giorgio. Coerente. Sì, però dai. Ci hanno un po' sballottato qua e là col dopo montaggio. Dopo che la vedi che era lì, cazzo, dai. Ma se non se la sente, non è che arriva lì, la vede che è lì e gli dice, guarda, ho cambiato idea. Sì, però c'è uscito da qua, va a capire il problema. Cioè. Oppure sceglie di rimanere da solo. Io ho veramente fatica a legarmi in maniera stabile con una persona. Qua siamo allo stadio precedente del legarsi. Non è legarsi. Legarsi avviene dopo, cioè qua è proprio parlare. Molto matura. Non l'ho detto io, no. Io ti ho dato contro su di lei perché tu hai detto, quella la lasciamo a Luca e io mi prendo questa. Zio, ma sveglia un attimo, eh. Non l'ho detto così. Ma vai a rivederti il replay. Sì, te lo vado a rivedere. Vai a vedere il replay. Minchia, sono in pendenza lì, c'è rischio. C'è anche vento, cazzo. Finirà sicuramente male con queste balle di fieno. Mi hanno dedicato tempo, è la cosa più preziosa che ho. Perché non ce n'ho dei tempi. Ma che frase è? Ah, stava parlando di se stesso, io penso che parlava delle ragazze. Cazzo no, vuol dire? Mi hanno dedicato tempo. Sì, le dedicato ragazze. Tempo, io non c'ho tempo. Cosa c'entra il tuo tempo con il loro tempo? Non ha senso. Teodoro e Carmen, nel loro idillio a due... Oddio, lo mette sotto! No! Perché è ancora attaccato al filo adesso. Puoi dire? Occhio, eh. Allora, faccio vedere. Lui comunque si scoglionerà perché lei non sa fare niente. Ok, e ora gli dai la botta. Così? Beh, c'hai i braccini, eh. Capito, anche io c'ho i braccini. Dai. No, dai, no. Però lui non ha sbatta di insegnare. Mi crepavo di freddo e mi dovevo spaccare la legna. A un certo punto, a forza di farlo, ho capito. Beh, allora non ti incazzare. Faglielo fare finché non capisce, no? Te lo fai da solo. Anche una soluzione è quella. Perché bello se non riuscivo. È il mio lavoro spiegarlo e insegnarlo a qualcun altro. Non fa per me. Allora non glielo spieghi, te lo fai da solo. Dai, e ragazzi, lei farà la tua moglie. Ascoltate. Bassa. Quello che mi piace di te è la stessa cosa che mi spaventa di te. Perché noi siamo molto, molto diversi. Pensaci un attimo, in quale contesto ci saremmo mai potuti incontrare noi? Ma tu non ti puoi incontrare con nessuno, scusami. Sei nel nulla. Vivi solo in quel contesto. Come puoi incontrare qualcuno? Il postino, manco arrivi. Che vuoi, dove pensi di incontrarla? Quando scendi una volta ogni 3 mesi a farla spesa. Siete pronte, ragazze? Sì. Ma alla fine ho sta pagliacciata, scusate. Ma poi cambiamo sti pantaloncini, vi prego. Dalla prima puntata che li addosso, raga. Una sciogliere la rivalità e i contrasti tra le sue due pretendenti. Ma mandala a casa, hai già scelto. Vedete che vi faccio vedere un posto. Ma cos'è? Camporello? Il classico nuraghe. Molto particolare. Ma c'è che particolare? C'è un mondo a parte. A me cosa sta vedendo? Quello che vede tutti i giorni, penso. A luce. Non riesco a sopportare Milvina. Il momento. Non sopporta Ale. Sì, non sopporta Alessandra. Perché adesso lei ha detto che è una cosa speciale, tipo. Solo speciale. Ma speciale. Ma non sa neanche cos'è quel posto là. Mi ha rovinato il momento. Come respiro, si scatena il finimondo. Quel silenzio è un silenzio diverso. Lei ce l'ha un po' da... Ma guarda, ti dirò. Io sento uguale. Ha ragione. Ha ragione.
Sento un cazzo. Mi sta una bella scorreggia adesso. Avrebbe fatto mamma niente. Mia, magica. C'era quasi una tempesta. Non era un silenzio autentico. Perché si autoporta in queste situazioni? A lui piace mettersi nei casini. Non dovrebbe scegliere né uno né l'altro. Vabbè, ma allora che cazzo l'abbiamo fatto sto programma quest'anno? Vabbè. Sono contenta per loro, cioè. Si godano i loro momenti a lume di candela. C'è anche da dire che lei quella volta se l'è giocata male. Devi anche essere consapevole che questo programma dura poco. Quando ci sono le occasioni te le devi giocare. Il treno passa una volta. E Alessandra che ha davanti a sé una serata in fattoria. Sei bellissimo. Ma l'altro è lì? Sì. Ma cosa sto guardando? Ma cosa sto guardando? Un momento altissimo anche questo. Vabbè. Buon appuntamento. Divertitevi. Ma cos'è la madre? Io spero che abbia cambiato i pantaloncini almeno. Madonna che stile se c'ha il gilet. No è fighissimo, inquadratura così. Gilet, camicia, scende, pantaloncini. Capolavoro. E scarponi. Palesemente sentita buttata fuori diciamo dai giochi. Se hai le palle vai dove sono adesso. No adesso te ne vai quando lui torna non ti trovi. Beh lui sarà contento poi. Però lei ne esce non da vittima. Prende almeno una situazione in mano. Non l'ho sentito perché parlavi solo con Alessandra. Io fatemi ringraziare. No aspetta, questo è il momento che dicevamo prima dove lui inizierà a capire che ok fisicamente c'è attrazione però oltre che a quello palle. Mi chiedo, cos'è che state raccontando senza di me? Ti ricordi? Che nome aveva? No, invivibile. No, infatti. Partiamo già male. È questo. Il bracciale. Sì. Era il vino che ha portato lei. Senza forbici, primo bacio senza forbici. Appena preso confidenza, è cambiata completamente. Ma cosa sta dicendo? Ma poi la smetti di parlare dell'altra che non c'è. Ma fatti l'appuntamento con lui. Ma la lascia stare. Ma sta parlando di se stessa probabilmente. Appena ha visto che ha preso un po' di confidenza con lui. Lei è cambiato totalmente. Può essere benissimo. Perché no? Cioè vorrei trovare anch'io una persona per me. Amore, tu sei speciale, noi ti siamo per te. Massima, vai via. Fra Ludovica e Alessandro, insomma, tutto sembra filare liscio. Prima ora torna a casa e la mandi via l'altra, se non se n'è andata. Sì. Ma no, ma l'altra deve avere il coraggio di andarsene. Sì, sarebbe perfetto, però. Ci si può abbandonare al ballo. Che ne dite di una bella pizzica? Beh, qua si va a ballare e continuiamo a non parlare e conoscerci. Va bene. Matt è famoso perché è un grande ballerino di pizzica. Ai! Complimenti. No, ma la pizzica è così, ti trasporta. Cioè, tu hai convissuto? No. Quindi? Mi preoccupa assolutamente no, niente. No, perché se fai una domanda è perché c'è qualcosa. Ma come sei uscito con sta cosa? Raga, perché stanno litigando? Cosa sta succedendo? Ma raga, ma questa edizione ti buttano le cose in faccia contestualizzate. Io stasera l'avrei preso per il collo, scusate, C'hai ragione, Cristiana, scusa. È perché non ho mai avuto convivenza o matrimonio. Sono una persona normalissima che persona guarda, che conosco. Nessuno a questo tavolo, almeno io sicuramente non l'ho messo mai in dubbio. E allora dimmi perché me l'hai chiesto. Ma cosa sta succedendo? Perché mi hai fatto questa domanda? Ma infatti, qual è la risposta? Rispondi. Quindi, basta. È ovvio che se non rispondi io traggo le mie conclusioni. Cioè, lei non sa che cos'è convivere con una persona. Questo mi sembra veramente assurdo. Cosa? Cos'è che ti sembra, scusa? Mi sa che ha bevuto un bicchierino di più. Questo mi sembra veramente su tre proposte di matrimonio, no? Ce n'è stata una che è stata la più importante di queste tre. Hai immaginato in cuor tuo un dopo matrimonio? Ma che discorso sta facendo? Io ho capito dove vuole arrivare lui, ma lo sto facendo malissimo. Lei ha avuto tre proposte di matrimonio. Sì, e non ha mai convissuto. Ah, quindi vi stai dicendo com'è possibile che ha avuto tre proposte di matrimonio senza aver mai convissuto? Raga, se fosse così gli avrei fatto pure io la domanda. Com'è possibile che... Sì, cioè, è strano. Il problema è che lui... sto facendo malissimo. Tu che cosa vedevi, diciamo, di questo dopo matrimonio? Domande sono, raga. Sto facendo fatica, ma no, la fatica. No, ma non ha assolutamente senso. Cosa sta cercando di tirare fuori lui? Vedevo la distruzione totale. Cioè, non immaginavi una famiglia con dei figli. Perché se no avrebbe detto di sì, no? Alla proposta di matrimonio. Ma che discorso è? Non c'era concretezza. Cioè, 3 su 3. Cosa ti dico? Scusate, io non ho capito una cosa. Ma lui che cazzo vuole? Ma è quello che stiamo cercando di capire tutti quanti. Però 3 su 3. Vabbè. Niente, c'è qualcosa che gli puzza. Lui pensa che lei non si vuole impegnare. Comunque non vuole sposarsi. Ma che cazzo ne so io? Quello ride e basta. Se ne esce dopo 7 puntate così a buffo. Ma tu sei stata mai con qualcuno? Non riesco anche più a parlare. Ma... 2 proposte. Come dire, c'è qualcosa che non va. Gli altri, magari. Ci hai pensato? Probabilmente perché suona l'arpa. È l'unica spiegazione. Ma perché?
Secondo me. Perché la suona di merda allora. No, la suona, già quello basta. È giusto che tu possa pensare che sia sbagliata io, eh? Giusto? No, è giustissimo. Nessuno è sbagliato. Ma c'ha ragione, scusami. Allora, o mi dai una spiegazione del perché stai tirando fuori sta cosa a buffo, oppure io traggo le mie conclusioni del fatto che a te non vada bene questa cosa. Pensavo di avere idee chiare. Mi si cambia, cioè, la visione delle cose. Ma chi te l'ha detto? Vogliamo capire cosa è successo perché tu abbia fatto questa domanda. Dal non nulla, c'è dal nulla. Una connessione. Ha fatto qualcosa. Tutto da solo. Di non giudicare me. Ma guarda, ma te ti sei guardato allo specchio prima di giudicare? Ma tu veramente tre volte? Raga, io non ti tre volte. Comunque volevamo che si muovesse un po' le cose, le ha smosse. Non so cosa dire. Cioè, con me? Sì. Ma porco due se ce l'ho con te, ma come? Ragazzi, ma abbiamo appena scoperto un pro player alla stessa puntata. Ma sembra il Maranzo che ti arriva in discoteca e ti fa: che cazzo ti guardi, ce l'hai con me? La scena è la stessa. Ma io pensavo stessi scherzando. No. Allora, non sono tre. A me manderebbe fuori di testa sta cosa, non ti sei accorto di niente. Sono quella che ha avuto tre proposte, c'è qualcosa che non va. Ah, ma quindi sono tre. Non riesco più ad avere punti di riferimento. Hai fatto tutto da solo. No, veramente lo sto capendo. Ma neanche noi. No. Nessuno sta capendo. Non puoi permetterti di dire di non capire. Non si è capito veramente un cazzo. No, io cerco di capire e ti faccio le domande. Va bene così. Va, infatti, non dire più niente perché tanto non ha capito una sega di quello che ha detto lui e di quello che stai dicendo tu. Ma è partita l'arpa però forse sotto. Ma io sono stufa di persone che mi vengono a giudicare. Io non mi permetterei mai di giudicarti. E allora dici perché hai tirato fuori sta cosa dal nulla. Faccio le domande per cercare di conoscerti e... Non poni una domanda così se vuoi cercare di conoscerti. Esatto. No raga, c'era palesemente qualcosa sotto e lui non lo vuole ammettere. Dai. Ciao, buonanotte. Più serate così. Sì. Accetto la proposta. Ti chiedo scusa. Lei va via. E qua c'era Gesù sempre così.